La preghiera di resistenza, la preghiera quindi del cuore di Etti Illesum, ci aiuta a guardare in faccia la sofferenza, a guardare la sofferenza, come dice lei, in fondo agli occhi. Ma questa resistenza avviene proprio grazie attraverso una preghiera. E questa preghiera però non le toglie la capacità di andare oltre se stessa. Cioè lei non vede questa sofferenza che riguarda solo lei, no, ma vede la sofferenza del suo popolo e la sofferenza di tutti gli uomini e le donne che soffrivano a causa di questa strategia del male del nazismo. E questa sofferenza appunto la porta a pregare. Questa sofferenza che spesso che ti invita a non pregare, invece lei si impone di trasformare questo dolore in preghiera. Questo dolore che spesso la paralizza. Questo dolore che spesso la porta anche a tentare di farla finita. Nel suo diario, il 9 settembre 1941, Etti Illesum scrive: ieri, rientrando a casa mia in bicicletta, quindi questo brano riguarda ancora il tempo in cui lei non era stata imprigionata. Ieri, rientrando a casa mia in bicicletta, colma di una indicibile tristezza e prostrata sotto una cappa di piombo, ho sentito gli aerei passarmi sopra la testa e l'idea improvvisa che una bomba avrebbe potuto mettere fine ai miei giorni mi ha riempita di una sensazione di liberazione. Mi capita spesso in questi ultimi tempi di ritenere più facile morire che vivere. Mi capita spesso di ritenere che sia più facile morire che vivere. È una tentazione che ognuno di noi prova nella vita, soprattutto quando si sente schiacciata, quando ci sentiamo schiacciati dal peso della sofferenza, dal peso della violenza, dal peso della guerra. Lei si sente questi aerei passare sulla sua testa, sente la morte toccarla e dice: ma forse è meglio morire che vivere. Questa è anche preghiera. Quando noi diciamo al Signore: non ce la faccio più, perché ce l'hai con me? Fammi morire. Viviamo la stessa esperienza di Illesum, la quale dice: è più facile morire che vivere. Io non so perché stiamo registrando prima, e mi auguro di no, che questa guerra così paventata e minacciata in Europa tra la Russia e l'Ucraina, non posso dirlo oggi se scoppierà o se è già scoppiata, io mi auguro proprio di no, però se dovesse avvenire quello che non deve avvenire, io ho seri problemi a pensare che cosa ci ha insegnato, per esempio, questa sofferenza, non solo di Etti Illesum, questa preghiera di resistenza di tante persone. Che cosa ci hanno insegnato tanti milioni di persone nelle guerre precedenti? Che cosa ci insegnano le sofferenze delle guerre di oggi? Purtroppo, ahimè, stiamo vedendo più una passione per la pace, una passione per la guerra, anziché un amore e una passione per la pace. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti. Thank you.